Primo appuntamento del 2024 con Cronache e Commenti, riprende infatti il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto, in apertura ai titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Sanità, prorogata la graduatoria per operatori sociosanitari. Turnover del personale sanitario, Bezzini risponde alla capogruppo del Movimento 5 Stelle. Di servizi di autolinee toscane, interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi. Via libera al bilancio di esercizio dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la proposta di legge per la proroga delle scadenze delle graduatorie in ambito di operatore sociosanitario. Stavano infatti per scadere gli elenchi a livello regionale approvati nel 2022 e relativi al reclutamento degli OSS. Primo firmatario dell'atto il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Stella. Sono ormai 2 anni che Forza Italia si batte per la graduatoria delle OSS. Sapete, è stato fatto un concorso nel 2021, a quel concorso hanno partecipato più di 4.000 persone, 2.600 sono coloro che stanno oggi in graduatoria, ma purtroppo di quei 2.600 quasi il 10% soltanto è stato chiamato, quindi rimane una ambizione legittima, era delle persone che stavano in graduatoria, avevano partecipato a un concorso pagando anche 10 euro, di essere chiamati nel sistema sanitario regionale. Le graduatorie durano 2 anni, e io ho presentato diversi atti, Forza Italia si è sempre battuta affinché le OSS, gli OSS in particolare, venissero assunti nel sistema sanitario regionale dove manca diversi personali. Arrivata alla scadenza, perché il bando scade nel marzo del 2024, abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa. Devo dire che tutte le forze politiche in questi mesi hanno lavorato sulla mia proposta di legge, cambiando alcune cose. La mia era una proposta di legge omnicomprensiva per tutte le graduatorie. Il Presidente Sostegni in particolare, che ringrazio insieme a tutta la Commissione Sanità, ha fatto un emendamento che ha circoscritto l'ambito legislativo soltanto per le graduatorie delle OSS. C'è una potestà legislativa regionale residuale per quanto riguarda le assunzioni delle graduatorie. La Corte dei Conti della Sardegna ci dice che laddove vi sono le graduatorie e non sono esaurite, dobbiamo attingere a quelle graduatorie, prorogando anche quelle graduatorie, non ricorrendo per esempio ai medici a gettone, perché si risparmia soldi. Oggi si arriva a un voto all'unanimità che proroga di un anno quella graduatoria. Certo, l'ambizione oggi non è solo quella della graduatoria, non è solo quella della proroga, ma è quella di attingere a quella graduatoria per andare ad esaurire e per assumere quelle 2.600 persone che sono risultate idonee, che hanno partecipato al concorso e che ancora oggi stanno aspettando il proprio lavoro. Il consigliere del Partito Democratico Enrico Sostegni, a capo della Commissione Sanità, ha ricordato che l'organismo che presiede ha preso l'impegno di valutare, per casi simili, di applicare le stesse norme. La proroga delle graduatorie non era affatto scontata. Fino ad ora noi abbiamo avuto pareri contrari da un punto di vista giuridico sulla potestà legislativa regionale circa la possibilità di prorogare le graduatorie, perché insomma, ci sono delle norme che dicono che durano 2 anni le graduatorie, quindi non è assolutamente pacifico. Da un approfondimento fatto in commissione nell'analisi del testo presentato, abbiamo visto che ci sono dei precedenti, comunque dei riferimenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatoria. Quindi non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa. In altri casi, in passato, in altre regioni, le leggi sono state impugnate, quindi abbiamo scelto con una mozione, con un emendamento presentato in terza commissione, di limitare a un'unica graduatoria, quella degli OSS, che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo, per capire e presagiare anche la sussistenza della potestà legislativa. E questo è il tema che abbiamo affrontato oggi e che abbiamo deciso di affrontare con una legge che non è per niente scontata e che darà a chi è in quella graduatoria un anno in più per poter essere assunti. Una storia che inizia con la nostra mozione portata in Consiglio regionale, è un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie che in questo anno questa graduatoria venga utilizzata, ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengano assunte
a seguito di una selezione pubblica e trasparente, e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione. Quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere la graduatoria. Adesso che la graduatoria viene prorogata, l'auspicio che venga utilizzata e come tale si possa coronare di fatto il sogno di tante lavoratrici e lavoratori di diventare dipendenti pubblici del sistema sanitario toscano. Questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione, in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste graduatorie. Per cui noi abbiamo cercato di dargli ancora un anno affinché le aziende prendano coscienza di questo problema. Io personalmente, come tutti gli altri gruppi, avevano fatto delle mozioni. Nella mia, diverso dalle altre, c'era anche per le altre operatori sanitari, perché gli OSS sono sicuramente il numero maggiore, ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo, vorrei, e ho la Commissione Sanità dalla mia parte, che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Naturalmente, e concludo, il tetto della spesa sanitaria rimane un punto cruciale che dobbiamo risolvere, perché l'aggiramento di questo punto di bilancio attraverso degli escamotage è quello che non fa andare avanti la graduatoria, e su questo ci impegneremo sia a livello regionale che a livello nazionale. È stato fatto un primo passo, quello di prorogare in maniera unanime la graduatoria delle OSS, che sarebbe scaduta altrimenti fra pochi mesi. Questo è sicuramente un passo importante, ma non è un passo risolutivo, nel senso rischiamo che anziché risolvere il problema a centinaia di persone che aspettano di essere assunte nel servizio sanitario regionale, gli creiamo una falsa aspettativa, quindi gli creiamo un problema ancora più grave. Adesso la Regione Toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare, come sta facendo da troppo tempo, una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere, anziché alle graduatorie, assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali, assumendo a spot magari anche le stesse persone. Quindi questa cosa qui deve finire, specialmente nella sanità pubblica, altrimenti da parte del Partito Democratico e della sinistra smettano di sventolare la bandierina della sanità pubblica e ci dicono che si fa. L'assessore alla sanità Simone Bezzini ha risposto in aula ad un'interrogazione in merito alla riduzione del personale sanitario con il blocco del turnover presentata dalla consigliera Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. La riduzione del personale sanitario con il blocco del turnover è stato il tema al centro dell'interrogazione che la consigliera pentastellata Irene Galletti ha presentato all'assessore regionale alla sanità. Bezzini ha assicurato che il turnover del personale sanitario, medici e infermieri, è garantito al 100% e che non c'è blocco del turnover nella stragrande maggioranza dei casi, però nel rispetto dei tetti previsti. Questo è il commento della rappresentante del Movimento 5 Stelle. È un problema che ormai da anni c'è in Regione Toscana e nella sanità pubblica: la mancanza di personale. E soprattutto non ha risposto a una domanda chiave. Quel tetto di spesa che dice essere il limite invalicabile di legge, che non va superato per riuscire a essere in pari con i bilanci, in Regione Toscana è stato toccato, ma è stato toccato perché ci sono delle posizioni apicali o dei primariati magari raddoppiati, o un eccesso di personale amministrativo su alcuni lati, o un ricorso magari al gettone per quanto riguarda alcuni medici o per alcune coperture. Non sappiamo come vengono fatte queste spese, e continuare a dire che la sanità toscana è tra le migliori d'Italia, senza però dire che sta lentamente peggiorando e si sta facendo sempre più ricorso, soprattutto per la diagnostica, agli ambulatori, al privato. Ecco, questo sarebbe corretto invece dirlo, anche perché la manifestazione che è stata fatta anche dei sanitari e le proteste dei sindacati puntano un nodo chiaro: c'è poco personale e sono a rischio i servizi che vengono erogati a tutti i cittadini, a livello degli ospedali, con reparti in cui in alcuni orari non abbiamo personale, non c'è chi può fare una visita, praticamente interi macchinari spesso sono lasciati anche inutilizzati e non c'è abbastanza personale per seguire i posti letto, che
eppure sono stati tagliati. A questo non è stata data risposta. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi torna a puntare i riflettori in aula sul trasporto pubblico, evidenziando nuovamente alcuni disservizi e preoccupazioni sulla fase di riorganizzazione e interrogando sul tema l'assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli. I disservizi per i quali si rende responsabile il concessionario, a prescindere dall'assetto di rete realizzata, sono stati sempre contestati e penalizzati da parte dell'amministrazione regionale, così ha replicato l'assessore alla mobilità Baccelli. È una fase assolutamente negativa perché ha portato dei tagli e non un efficientamento così come era stato presentato all'inizio. Io stesso avevo chiesto anche una proroga perché la fase T2 doveva iniziare il 1° di novembre, in alcune aree è iniziata invece proprio l'8 di gennaio, ma si sono visti ancora disservizi, in particolare abbiamo visto nella provincia di Pistoia, dove il presidente della provincia stesso ha detto che questi tagli avrebbero dovuto riguardare circa il 7% delle linee. In realtà questo dato va ben oltre e lo dice proprio lui. Quindi io credo che oggi, in risposta alla mia interrogazione, l'assessore ancora una volta non chiarisce quali sono le responsabilità, non prende un atto, non dà forza a quello che può fare in realtà la regione, cioè sanzionare e individuare chi sono i responsabili, chi è Autolinee Toscane, chi è le province. È inutile continuare perché a parlare di questo tema di disservizi che hanno riguardato tutti, a partire dagli studenti e tutti gli utenti, dove tra l'altro si è visto anche un aumento importante del costo del biglietto. Quindi credo che la regione non può essere negligente davanti a questo tema e io continuerò a sottoporre la questione, perché credo che tutti i disservizi che gli utenti vivano non sia assolutamente rispettoso e degno di quello che deve essere definito trasporto pubblico locale, e quindi in questo caso gli autobus. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2022 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Il bilancio si chiude con un utile pari a circa 1.071.000 euro, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Il sostegno agli studenti meritevoli che abbiano una fragilità economica, perché questo è il compito dell'Azienda per il diritto allo studio, è un tema fondamentale per la diffusione del sapere e per la crescita democratica del nostro territorio e del Paese. Devo dire che la Toscana ha un orgoglio da mantenere alto, è quello di riuscire a soddisfare ogni anno tutte le richieste di borsa di studio degli studenti che si trovano ad avere i parametri per accedere al diritto allo studio, sia dal punto di vista dell'alloggio, sia dal punto di vista della borsa di studio erogata. Devo dire che il bilancio che abbiamo approvato, che è il consuntivo 2022, porta anche un utile di 1 milione. E abbiamo chiesto all'azienda di valutare e programmare con maggiore attenzione, perché in questo anno abbiamo anche assistito ad un aumento delle tariffe delle mense universitarie che ha fatto molto inquietare gli studenti, che infatti hanno protestato sonoramente con tutti noi. Il bilancio abbiamo votato contrari per vari motivi. C'è stato un aumento delle spese di circa il 44%, dovute in parte all'aumento dei costi energetici, quello lo sappiamo tutti perché anche noi a casa l'abbiamo avuto, in tutti gli ospedali, dappertutto. Però ci sono stati anche aumenti non proprio, secondo noi, giustificabili. In particolare, circa un mese fa abbiamo fatto un'audizione in quinta commissione per il problema del caro affitti, a cui hanno partecipato enti, istituzioni e anche i rappresentanti dei ragazzi. E da parte loro sono venute fuori diverse questioni, oltre il caro affitto, dovuto anche al fatto, e questo ci ha molto colpito, che la maggior parte dei ragazzi non accetta il posto letto che viene dato, diciamo, con la borsa di studio. E abbiamo anche chiesto di fare un'indagine su questo, perché ci sembra che un 52-53% che rifiuta il posto letto dato sia troppo alto come numero. Inoltre i ragazzi si sono lamentati, ed è vero, perché è stato
alzato tantissimo il costo pasto e quindi preferiscono magari non andare a mangiare alla mensa ma da un'altra parte. La nostra valutazione è che sicuramente negli ultimi anni c'è stato un peggioramento nell'offerta dell'azienda regionale per il diritto allo studio e questo è un dato di fatto, lo testimoniano anche tutte le proteste degli studenti universitari in seguito anche all'aumento dei prezzi della mensa. E ovviamente noi abbiamo votato contrario, ma c'è anche da dire che rispetto alle dichiarazioni della Presidente della Commissione Cultura ieri in Consiglio, dove ha fatto presente che l'azienda regionale per il diritto allo studio si occupa solo degli studenti meritevoli e bisognosi. Ecco, a nostro avviso questo è un problema di fondo, perché l'azienda si dovrebbe occupare di tutti gli studenti, non soltanto di quelli bisognosi o meritevoli. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache Commenti torna la prossima settimana.